Per la polizia che li ha arrestati sono i responsabili di almeno due episodi di truffe ad anziani avvenuti nei mesi di giugno 2016 a Corato e a Minervino Murge. Si tratta di tre napoletani con precedenti penali. Ai domiciliari sono finiti un 28enne Andrea Colucci, Antonio Cozzolino di 39 anni e Claudio Speranza di 50 anni. Dovranno rispondere di truffa aggravata in concorso. Stando a quanto ricostruito dalla polizia, un'anziana residente a Corato fu contattata telefonicamente da un uomo che, spacciandosi per carabiniere, le comunicò l'arresto del figlio in seguito ad un incidente stradale e le disse che lo stesso sarebbe tornato in libertà se la donna avesse pagato 2.200 euro ad un avvocato, il quale sarebbe andato a casa sua a prendere il compenso. La vittima, racimolata la somma richiesta, costituita in parte da denaro contante e in parte da monili d'oro, la consegnò al sedicente avvocato che, durante la frettolosa fuga lungo la rampa delle scale, fu notato dall'anziano marito della vittima che, rientrando in casa, incrociò il malfattore e, insospettito, tentò di seguirlo e annotò i dati dell'autovettura utilizzata per la fuga. Pochi giorni prima di questo episodio, uno simile era stato denunciato a Minervino Murge, dove un'anziana donna aveva consegnato ai truffatori la somma di 10.000 euro in contanti ed alcuni monili in oro, due spille, due bracciali e due collane. Le indagini hanno consentito di appurare che l'auto utilizzata nella commissione del reato era stata noleggiata e poco prima controllata da una pattuglia di polizia che aveva riscontrato a bordo la presenza dei tre arrestati. Cozzolino, inoltre, è stato riconosciuto dalla donna truffata a Minervino Murge, mentre gli altri due, Speranza e Colucci, sono ritenuti responsabili della truffa di Corato, rispettivamente con il ruolo di conducente dell'autovettura e finto avvocato.